Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly. Un veloce antefatto. Alcuni anni fa a un amico cambiano la carta bancomat, gli consegnano la nuova carta un mercoledì, lui va a lavorare, quindi la carta gli resta nel portafogli, fino a domenica. La domenica mattina va a fare la spesa in un grande centro commerciale, paga con il bancomat e tutto è a posto. Lunedì ritorna a lavorare, mentre sta lavorando arriva una telefonata dalla banca, la sua carta bancomat sta venendo utilizzata in Francia. Lui dice: no, guardi, io sono a Siracusa, decisamente nessuno sta utilizzando il mio bancomat in Francia, anche perché il bancomat ce l'ho qui nel portafogli. Viene bloccata subito la carta e comincia una lunga e complessa indagine. Lunga e complessa indagine che coinvolge proprio questo centro commerciale, perché salta fuori una magagna assurda. Praticamente un tecnico di gestione dei terminali POS di questo centro commerciale ha taroccato il firmware di alcuni di questi POS, facendo in modo che quando fanno la transazione possono anche salvare i dati del bancomat e il PIN e inviarglieli. Questo giusto per dire che quando si fanno transazioni online bisogna stare particolarmente attenti, e anche quando si fanno transazioni offline, quindi nella vita reale, bisogna stare particolarmente attenti, ma che purtroppo la magagna può nascondersi anche nelle cose totalmente inattese. Ed è quello che mi è successo a me, perché qualche giorno fa è stata clonata la mia carta PostePay Evolution e ho un sospetto molto molto particolare rispetto a come mi sia stata clonata questa carta. Ne parliamo oggi, in questo episodio, di Diario di Viaggio on the Road, per cui cominciamo. Sigla! Il giovedì mattina e la domenica mattina faccio live streaming su Twitch, il giovedì mattina in italiano, la domenica mattina in inglese. All'alba, alle 5:30-6:15 del mattino, per circa un'ora, vado a passeggio sulla pista ciclabile e faccio live streaming. Salvo maltempo. Per esempio, domenica 5 luglio non ho fatto il live streaming perché fuori c'era un sole che spaccava le pietre. Eppure in casa mia stavano piovendo imprecazioni e moccoli, soprattutto. Io la sera, prima di andare a dormire, tengo il cellulare lontano già un'oretta prima di andare a dormire, perché mi dà fastidio, quindi spengo il cellulare, perché mi danno anche fastidio le eventuali notifiche che mi possono arrivare di notte, magari arriva un tag su Twitter alle 3 di notte perché c'è qualche amico in Australia. Il sabato sono andato a dormire tranquillamente, da domenica mattina alle 5:00-5:30, quando riattacco il cellulare, sono lì che finisco di vestirmi, all'improvviso arriva un macello di notifiche, e io guardo il cellulare sul tavolo che continua a suonare e dico: aspetta, cioè di solito di notte mi arrivano una, al massimo due notifiche. Che sono tutte ste notifiche? Sblocco il cellulare, ci sono un paio di notifiche normali e ben 4 notifiche dall'app di PostePay. Io ho una carta PostePay Evolution, ma perché ci sono 4 notifiche PostePay durante la notte tra sabato e domenica? Pagamento di 1 euro sul sito www.maisentitonominare.com, pagamento di 1,95 euro sul sito www.mancoquestolomaisentitonominare.bo, pagamento di 2,95 euro sul sito sbrnc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 
biglietti per un totale di, boh, 9,85€, 9,90€, come si suol dire, parente di 10€. Fortunatamente sulla carta ci tengo mediamente una decina di euro, quindi più di quello non potevano tirare via, perché normalmente quello che faccio sulla PostePay è devo fare una transazione, il più delle volte sono transazioni in dollari, vabbè, la transazione è di 18,75€, che in euro fanno... vabbè, va, carico una ventina di euro, il resto, 3-4 euro, rimangono sulla carta. Che mi fa sempre comodo avere quel minimo sulla carta di massimo una decina di euro, perché oh guarda, mi è scaduto il credito sull'app di parcheggio, to' ricarica di 3 euro. A occhi chiusi so che 3 euro ci stanno sulla carta, ma non di più. E appunto, per fortuna, solo quello, perché così hanno potuto fare questi prelievi come se fossero dei test di 1€, 1,95€, poi probabilmente avranno tentato di fare altri prelievi o altre operazioni e si attaccano al tram. Insomma, mi guardo intorno, sono in camera, chiedo agli orsetti: ma che, vi siete collegati voi a fare delle transazioni stanotte? No, non sono stati loro, quindi alle 6 di domenica mattina chiamo il numero verde e faccio bloccare la carta. Bene!
ora comincio a andare a ritroso e a pensare che cosa è successo, com'è possibile che mi sia stata clonata la carta PostePay, visto che io la carta PostePay ce l'ho associata al conto PayPal e a Google Pay, e basta, perché ogni volta che devo fare una transazione su buona parte dei siti accettano il pagamento con PayPal, quindi preferisco fare così, così i soldi gli arrivano da PayPal, non sanno nemmeno qual è l'intestatario della carta, e mi sta benissimo. Google Pay mi è capitato di provare un pochettino come funziona, devo dire che mi funziona maluccio, mi dà fastidio che appoggiare il cellulare, sbloccare il cellulare, ding, pagamento effettuato, rimuovere il cellulare, levo il cellulare, dong, pagamento fallito, cellulare rimosso troppo velocemente. E vabbè, allora ditelo! Però, per quello che concerne le transazioni online e per quello che concerne le transazioni offline, normalmente utilizzo questi due metodi di pagamento, quindi è successo qualcosa a PayPal o a Google Pay, poi collego un incidente di percorso, chiamiamolo così. Qualche giorno prima, il 27 o il 28 di giugno, sono in un negozio, ho comprato una cosa da 2,99€, metto 20€ sulla cassa e la cassiera mi dice «No, guarda, non ho come darti il resto, è a posto, io c'ho 20€ e 50€, non ho come pagarti». Sono lì col portafoglio in mano, guarda, se vuoi ti do la PostePay. E va bene, dammi la PostePay, facciamo la transazione. Una transazione senza utilizzare il cellulare, perché proprio non ci ho pensato, avevo il portafoglio in mano, avevo lì la PostePay, vabbè, te do la PostePay. La prima volta che io do la carta in mano, da quando ho la carta, e guarda la combinazione, dopo 6 giorni, 5 giorni, quelli che sono stati, guarda caso la mia carta viene clonata. Mi è stata già spedita e mi è già arrivata la carta sostitutiva, perché sono stati in questo velocissimi e gentilissimi, ma per attivare la carta serve la denuncia alle autorità. Il problema è che per fare la denuncia alle autorità mi serviva la lista movimenti, ho dovuto aspettare 10 giorni per avere la lista movimenti con tutti i movimenti correttamente contabilizzati e poterli contestare. Tolto questo intoppo amministrativo, resta il discorso che è importante tutelare e difendere la propria carta di credito nelle transazioni online, ma purtroppo non bisogna dimenticare che è importante tutelare e difendere la propria carta di credito anche nelle cosiddette transazioni offline, perché può succedere che sia stato taroccato il terminale bancomat o il POS, può succedere che un dipendente infedele gli dà in mano la carta di credito e magari legge i numeri della carta e se li memorizza appena vai via se li scrive, può succedere di tutto, non so che cosa pensare. Ecco perché voglio darvi 4 consigli per tutelarvi quando utilizzate le carte di credito offline, per così dire. Numero 1, il più importante di tutti, preferite alla carta fisica di pagamento i metodi di pagamento contactless, soprattutto quelli con il cellulare, che non hanno bisogno di condividere il numero di carta di credito con chi che sia. È un passaggio un po' particolare, ma è un tantinello più sicuro. Secondo consiglio importantissimo, attivate l'app della vostra carta di credito, o in mancanza dell'app attivate gli SMS di notifica delle spese. Alcune banche si fanno pagare per questi SMS, sono mediamente dai 20 ai 30 centesimi SMS, beh, sempre meglio di niente, perché comunque avete un SMS in tempo reale appena viene effettuata una spesa, avete un controllo in tempo reale, quindi se dovesse succedere che vi clonano la carta, come è successo a me, vi arriva subito la notifica. Tenete sempre a portata di mano il numero della carta di credito, a portata di mano non nel portafoglio assieme alla carta di credito, perché se vi fregano o perdete il portafoglio siete fregati comunque, memorizzatelo sul cellulare o sul cellulare del vostro partner, il numero della carta di credito e il numero verde da chiamare per bloccare la carta di credito, così la procedura è velocissima. Caso di problemi, il numero verde risponde 24 ore, gli ho telefonato alle 6 di domenica mattina. E ultimo consiglio, quando usate delle carte ricaricabili, teneteci sempre parcheggiato il minimo importo possibile. Fate in modo di fare come me, quando dovete fare una transazione caricate la carta prima di fare la transazione, in maniera tale che sulla carta ci sia sempre un massimo di una decina di euro, così dovesse succedere l'irreparabile, il massimo del danno che possono farvi è appunto una decina di euro. Bene, direi che ho concluso. Spero con questo vlog di avervi fatto capire che i pericoli nelle transazioni non sono solamente online, ma anche offline. Spero di essere riuscito a ricordarvelo. Se ce l'ho fatta vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Condividete il vlog, non il numero di carta di credito dei vostri amici, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, è gratuito e non serve la carta di credito per iscrivervi, quindi non vi potrà essere clonata, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social, e piccole curiosità dietro le quinte. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road,
Rod, fatemelo sapere in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti! Speriamo che i soldi che mi hanno fregato gli servano per le medicine contro una incontrollabile dissenteria, e ci vediamo alla prossima!